Ma quindi la fidanzatina? No, guarda, preferisco non parlarne. Bello dei nonno, ma quando te laurei? Veramente, probabilmente mai, visto che... Come mai? Hai lasciato l'università? Non l'ho neanche iniziata, in realtà, cioè... E come vai a lavoro, donna tua? Come vai a lavoro? Faccio l'attore, quindi purtroppo... È arrivato Frank Matano! Ma quindi bello dei nonno sta laurea? Ma fammi capire, ma quindi la fidanzatina sta arrivando? Tieni, ecco il maglione per Natale, regaletto di nonna, tieni. Ecco, il maglione è di base la cosa che fa sbroccare chiunque. E che purtroppo fa parte del Natale, insieme ai cadaveri di albero lasciati a marcire tutto l'anno in cantina per poi essere tirati fuori 2 settimane l'anno per abbellire casa. Così. Che vita di... Signori, benvenuti in Natale. Effetti collaterali. Che poi il tuo primo pensiero in quel momento è quello di uccidere tutti. Però poi prevale la ragione, cerchi di rispondere e basta. Bello di nonna tua, PlayStation. Oh, ecco qua. Bella, grazie nonna. Oh, adesso è arrivato il turno di tuo fratello, aspetta. Nico, dai che c'è il regalo pure per te, dai. Nonna, dimmi. Ah, oh, bello di nonna. Allora, tieni un altro bel maglione per il freddo, ok? Tieni, bello di nonna, così bambini anche un pochino insieme all'altro. Un altro maglione per il freddo, non è il secondo questo Natale? Sì, bello di nonna, perché? Nonna, per curiosità, ma quant'è che prendi di pensione? 2500 euro, esclusa tredicesima, perché? Ma d'altronde il Natale non è fatto solo per i regali, è anche un'occasione per stare con la propria famiglia e secondo me l'unico augurio che posso davvero farvi è quello di sopravvivere. Quindi stringete i denti, cercate di rilassarvi e godetevi le feste. Scuola.net e Nicolais vi augurano un buon Natale.